Come avrete capito dalla intro, oggi vi mostro i sei rossetti usciti in collaborazione con L'Oreal per il film Alice, attraverso lo specchio. Il packaging è particolarissimo. Alice nel Paese delle Meraviglie è uno dei miei film preferiti in assoluto, mi piace un sacco ed è uno dei miei personaggi preferiti. Abbiamo questo qua tutto verde con i cappellini arancioni ed è il numero 163. Ed è dedicato appunto al cappellaio matto. Tutti i rossetti hanno il logo qui L'Oreal, il numero sopra e sotto del rossetto, e sono totalmente rivestiti appunto con del tessuto che varia in base al rossetto. Questo in questo caso è un tessuto tipo pelle, similpelle, e il colore è questo. Alla regina bianca, il tessuto è simile a quello verde del cappellaio matto, ma è un po' più liscio. Qui ci sono appunto le coroncine del colore del rossetto. Il numero è il 374 ed è il mio preferito in assoluto ed è anche tra i sei uno dei più pigmentati. Che è quello dedicato ad Alice. Il tessuto è simile a quello bianco, ma sembra un pochino più del raso. Questo è il numero 345 e questo è il colore. Diciamo che sono tutti o quasi tutti molto glitterati e shimmer e sono particolarmente sheer, quindi nessuno di loro è opaco, nessuno di loro è al 100% pigmentato. Invece al personaggio che identifica il tempo, che nel cartone sarebbe il bianconiglio, il tessuto è come quello della regina bianca e ha tutti questi orologi dorati disegnati, stupendo anche questo, molto molto bello, ed è il numero 116 ed è questo colore qui. A livello di colore è quello che mi piace meno della collezione. Questo è il mio preferito assolutamente a livello di packaging. Il packaging è morbidoso e peloso ed è quello dedicato allo stregatto ed è il numero 226. Questo è il colore, anche lui è glitterato. Alla regina cattiva, la regina rossa, ed è anche lui peloso e morbidoso con questi cuoricini tipo similpelle ed è il 377 e appunto è un bel rosso. Allora, io li ho acquistati da Tigotà o Acqua e Sapone a 9,90 euro, quindi li ho trovati in offerta. Appunto, se vi interessa andate a dargli un'occhiata. Spero di esservi stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!